Questa, ragazzi, è la confezione della mia Olympus Mew 3 120. È una macchina fotografica compatta, analogica, a pellicola 35 mm, 120 nel senso che lo zoom arriva fino a 120. È praticamente il modello successivo alla mia Mew 2, che però ha un obiettivo fisso 35 mm f2.8. Questa qui, in un corpo decisamente meno compatto, ospita invece una lente zoom 38-120 mm. Sorprendentemente costa meno del modello precedente, cioè la Mew 2 costa molto di più perché ha un obiettivo più di qualità, è più piccola, più compatta, più leggera. Infatti io la preferisco, anche se in realtà questa non l'ho ancora provata. Ma come mai... messaggi. Ma come mai ve la sto facendo vedere? Perché la devo provare. Forse l'avevate già intravista e magari qualcuno si ricorderà che l'ho acquistata un giorno in cui ho perso un'asta su eBay particolarmente importante. Non dirò di cosa si tratta perché l'idea era veramente fighissima e voglio che rimanga la sorpresa nel caso riuscissi in futuro a farla una cosa del genere. Mettiamo silenzioso. Quindi l'ho comprata abbastanza a caso, però in realtà mi sono reso conto, adesso che stavo pensando a come organizzare il comparto attrezzatura del mio viaggio alle Hawaii, che una macchina così potrebbe farmi molto comodo. Alle Hawaii ho intenzione di girare un video per Human Safari, pertanto devo portare con me dell'attrezzatura non analogica per fare i video in maniera più professionale, quindi devo sacrificare le mie macchine fotografiche a pellicola. Posso portarne solo una, l'ho deciso io. Quando ero giù in Salento a casa di Vincent, l'artista, ho visto che la mia Mew 2 perdeva un po' di colpi. Ho paura che alcune fotografie non siano venute bene, quindi stavo già pensando di comprare qualcos'altro, portarmi dietro qualcosa di più professionale, perché sapete che io faccio tante foto a pellicola, cioè faccio più foto a pellicola che foto digitali. Però poi appunto mi sono ricordato di avere questa macchina in condizioni mintissime, perché non ha neanche un singolo graffietto, cioè oddio, in realtà qua sì, taglia, non ha neanche un singolo graffietto. Vedete che ha dietro il display? Purtroppo non ha la funzione quartz, che è quella impressione dell'ora e la data sulla pellicola. Comunque mettiamo le batterie e un rullino di prova. Vediamo un po'. Prima accensione. Sì, caro! E c'è anche il flash che spunta da sopra. Ora non mi resta che andare in cucina a cercare nel frigo un rullino che non vale molto e provarla. Comunque qui sotto trovate il link al mio secondo profilo Instagram dove metto le foto analogiche. Avete presente quelli che guardano l'armadio pieno di vestiti e non sanno cosa mettersi? Ecco, io faccio la stessa cosa però con le pellicole. Questo è il mio cassetto del frigo pieno di pellicole fotografiche, non so mai quale utilizzare. Di sicuro non posso usare queste qua istantanee e nemmeno le 120. Ero molto curioso di provare queste Lady Grey 400, però mi sa che utilizzerò una delle mie solite pellicole a colori. Queste qua sono quelle di Walmart, Fujicolor Superia Extra 400 ISO. Comunque, per caricarla basta mettere la pellicola qua e in teoria chiudendo dovrebbe essere tutto carico. Vedi che esce uno. Mi è salita una gran nostalgia riguardando queste foto nonostante le abbia scattate settimana scorsa. Il look è molto anni 90, forse un pochino troppo, cioè per me non è mai troppo, però non puoi tirarci fuori niente di professionale da questa macchina fotografica. Comunque spero che le fotografie vi siano piaciute, sono momenti di uscite serali con gli amici qua a Fara. La mia vita non è molto emozionante quando non viaggio. Prossimo video di questo tipo proviamo la magica macchina fotografica rullino da 3 euro. Ho da provare anche questa macchinetta e questa Canon da 15 euro. Comunque se vi va date un'occhiata alla descrizione, ci vediamo al prossimo video.